collegando. Intanto io guardo di qua perché abbiamo comunque la. Che a volte abbiamo. Eccoci, siamo in diretta, vediamo se è vero. Guardiamo, facciamo il controllino. Facciamo il controllino e siamo in diretta, Elena! Guarda come sono così, sempre queste novità perché non si capisce, la tecnologia ci porta di qua e di là. Allora, io sono molto contenta. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio anzi a tutti quanti. Sono qui con Elena Viezzoli. Eccoti Elena, ciao, come Ciao, stai? ciao Barbara, buon pomeriggio a tutti. Sto benissimo, contenta di essere qui con te e con tutti. Guarda, no, sei meravigliosa. Noi adesso stiamo guardando, vediamo se ci accogliamo un pochino noi. Abbiamo un primo like perché arrivano un pochino le persone. Intanto facciamo anche questo, che lo facciamo anche di qua. Così faccio un po' di videoparty in giro, eh? Di videogiochi. Videogiochi e io vado. Perfetto, così. Ok. Lasciamo qualche. Eccolo qua! Ciao Lorena! Buon pomeriggio a voi! Cominciano ad arrivare le persone. Ci vuole sempre un attimo perché in effetti mi è capitato, Elena, in passato, che è sconvolto, cioè è sparito tutto, abbiamo dovuto rifare. Non Sto sei l'unica. imparando. Sì, No. normale. Sto Assolutamente normale. imparando. Ok, stanno arrivando anche qua. Benissimo. Bene, eccoci. Allora, intanto, come ci siamo presentati, Elena Viezzoli è un'imprenditrice, che però ha scoperto, tecnologica, perché lei si occupa proprio di IT, di Information Technology, come si, quelli bravi, quelli fighi dicono questa cosa, no? Di Information Technology. E io ho conosciuto Elena durante il nostro percorso di Donna On, e lei era tra le relatrici che ci hanno guidato in questo percorso di formazione. Quindi ringrazio Carina perché ci ha messo in contatto e in relazione, soprattutto, più che contatto, direi in relazione. Elena è stata davvero tra le relatrici più interessanti, come tutte le relatrici del percorso Donna On, perché ognuna ha portato qualcosa che ha mosso un cambiamento. Avete messo tanti semini dentro di noi e questo secondo me è stato veramente, veramente grandioso. Elena però mi ha colpito in modo particolare per la sua attenzione, anzi direi proprio passione per il genere umano, perché dopo essere arrivata davvero ad essere un'imprenditrice di successo, sei stata anche presidente di Confindustria, mi pare, no? Ecco, nella zona delle Marche dove tu risiedi. Quindi pensate un po' al percorso di Elena e poi però non bastava, c'era qualcosa ancora che non risuonava nelle tue corde. Elena, presentati un po' tu come si deve. Barbara, che meravigliosa presentazione, innanzitutto grazie e a come te ringrazio Carina perché esatto, è il nostro trade union meraviglioso. È vero, c'erano tante figure, ognuna di noi diversa e credo appunto che la diversità come sempre sia solo fonte di enorme ricchezza. Detto ciò, dunque, una breve presentazione, giusto perché appunto non mi conoscono. Sì, sono un'imprenditrice da sempre nel mondo dell'information technology, quindi dell'alta tecnologia. Azienda, ho gestito varie aziende, tuttora lavoro nell'azienda della tecnologia, proprio nella collaborazione a distanza in tutto il mondo. Sono stata presidente di Confindustria, la prima donna nella zona appunto di Ancona, tuttora sono vicepresidente di Confindustria, sempre per il Centro Nord. Delle Marche, ho ricevuto una serie di premi che adesso qui non sono importanti, però diciamo che ho fatto il percorso imprenditoriale perché sono nata in una famiglia di imprenditori e ho avuto la fortuna da una parte di osservare fin da piccola come funziona appunto un'impresa. Infatti ero lì, forse sì, esatto, nella prima nostra sessione proprio per dare qualche input su come strutturare, no? Un'impresa partendo più o meno da zero per poi, no, cercare di farla allargare. Era questo il tema principale, che ci ha messo in relazione. Però diciamo che proprio per la tecnologia, in realtà, che
comunque ha un lato importantissimo, perché noi adesso siamo collegate da remoto. Io sono a Milano, nelle Marche, tu sei a Milano, ma non solo questo è tipico, ci aiuta in tantissime cose, però è un po' fredda, almeno quello che io diciamo ho sempre percepito, un po' questa freddezza utile ma fredda. E fin da piccolissima, diciamo, ma da piccolissima, da 17-18 anni, ho cominciato dei percorsi di approfondimento, ovviamente partendo da me, perché mi sono sempre fatta tutta una serie di domande. E come dicevi tu, nel percorso che ho fatto, che in realtà quello imprenditoriale è una delle ultime parti, perché se pensiamo prima allo sport, che è quello che poi oltretutto mi ha formato caratterialmente. Stavo per diventare una tennista professionista, per cui fin da quando avevo 11 anni stavo fuori di casa, vivevo lontana, ho vissuto in giro per il mondo con tutta una serie di grandi possibilità, ma anche con grandi difficoltà. E comunque il fatto che lo sport in qualche maniera inquadra il tuo modo di fare, il tuo modo di pensare, il fatto di essere sempre lì, di accettare sia la perdita e che chiaramente essere contenti della vittoria. Ma che comunque non basta mai, nel senso che comunque devi sempre migliorare un po' quello che facciamo nella Nella nostra vita. vita, Non parlo di esatto. lavoro, io parlo di vita, perché il lavoro, tu sai come la penso, è Sì. una parte, è una delle tante parti che ci formano, ma è una. Sicuramente importante perché ci dà la possibilità soprattutto di autodeterminarci. Ed è questo, secondo me, il punto focale della nuova epoca e della nuova era in cui ci stiamo trovando a vivere. E credo che sia una grandissima opportunità perché in Opportunità. passato questo non esisteva. Sì. E quindi ecco questa grandissima passione verso tutto quello che riguarda l'essere umano, prima con un percorso su di me, ovviamente molto lungo, fatto di tutta una serie di attività diverse. Per poi adesso, con la formazione che ho fatto, la rivolgo alle altre persone perché vedo che c'è ancora poca consapevolezza, okay? Rispetto a tante tematiche. E soprattutto il titolo del nostro incontro era Come ricreare l'Eden in terra, è perché anche lì, ritornando un passo indietro, fin da quando ero piccola mi facevo sempre la domanda, ma com'è che pur avendo apparentemente tutto, okay, quello che si pensava fosse Importante. importante avere, in realtà ho sempre sentito un malessere, una mancanza, una sorta di vuoto che non riuscivo a capire da cosa derivasse. Ai tempi però non c'è quello che c'è oggi, okay, sia il coaching, ma le fondamenta della psicologia positiva. Okay? Quindi il Assolutamente. discorso di osservare quelle che possono essere i nostri problemi, ma non intesi relativi a dei problemi, ma sviluppare quelle che sono le nostre potenzialità per far sì che il nostro buono esca, cioè quello che in realtà non riusciamo a far uscire perché non sappiamo nemmeno come fare, primo perché non lo conosciamo e quindi non sappiamo esattamente quali siano le nostre vere qualità e potenzialità e poi come fare a farle uscire. Questo il tennis, Assolutamente, questo lo sì, sport lo insegna molto in realtà. moltissimo. Infatti, mi ricordo che appunto uno dei cardini, no, della tua presentazione, della tua relazione era proprio uomo conosci te stesso, cioè prima ancora del resto. Poi io ti farò qualche domanda interessante, ma al di là di come tu ci sei arrivata a questo, credo che quello che tu adesso hai indicato come primo punto, come punto di partenza, come indice di consapevolezza, è proprio la conoscenza di noi stessi. C'è, secondo te, Elena, un modo? Tu adesso l'hai in parte accennato ed è stato questo che mi ha un po' evocato la domanda, no? Sentire, tu hai detto sentire, non stavo bene, non mi sentivo bene, sentivo che mancava qualcosa. Consapevolezza, ecco, cosa ti evocano questi anelli che sono concentrici in verità, no? Rispetto alla scoperta di sé, che è così importante per partire. Esattamente, il fulcro è la conoscenza di se stessi, ok? Quindi l'ascoltarsi, il mettersi proprio in ascolto rispetto alle proprie emozioni. Ma le emozioni, e qui si apre un grandissimo tema che meriterebbe giornate di approfondimento, anche grazie al discorso dell'intelligenza emotiva di Goleman, che ha cominciato, no, a Wow. equipararla, no, a quello che può essere un quoziente intellettivo tipico.
ma poi anche Gartner con le tante intelligenze, perché ce ne sono tante, ognuno di noi ha un'intelligenza che lo caratterizza maggiormente e su cui in teoria dovrebbe far girare tutta la propria esistenza. Detto ciò, Seligman ha fatto un passaggio in più che è proprio quello di fare degli studi scientifici su quelle che sono le caratteristiche principali, okay, dell'essere umano, a prescindere da età, nazionalità, sesso e quant'altro, e ne hanno individuate dopo tanti anni di studio in 24, facendo tutta una serie di test che noi possiamo fare, che io ho fatto, che tu so che hai fatto, eccetera, si vedono quali sono quelle che ci caratterizzano maggiormente, e si va da un numero da 5 a 7, che sono un po' le parti che noi utilizziamo un po' più di noi, okay? Sono quelle che ci vengono anche più facili da utilizzare, e su quelle che molto spesso non sappiamo nemmeno che esistano, okay? Non sappiamo nemmeno a volte quando proviamo, ad esempio, delle emozioni, definirle. Fa E conto che dare ho un nome. scoperto, dare un nome, fa conto che ho scoperto recentemente in uno studio che nel vocabolario inglese ci sono 5.000 termini per definire le emozioni, 5.000. Se ne riescono, dunque, la generalità delle persone ne riescono a comprendere 500 di questi termini, ma se gli chiedi o le chiedi quante effettivamente ne conoscono o quante loro riconoscono, sono tra le 5 e le 10. Questo è Senti per anche su. dire che se noi innanzitutto non conosciamo le nostre emozioni e quindi non sappiamo nemmeno gestirle, veicolarle nella maniera corretta, perché Goleman stesso con il suo studio sull'intelligenza emotiva fa proprio dei paragoni su come il fatto di saper gestire delle emozioni possano prevedere una strada piuttosto che un'altra nella nostra vita. Ad esempio, la capacità di attendere, ok? La capacità di attendere è per esempio una caratteristica fondamentale che loro individuano come una capacità di poter aver successo nel futuro, ad esempio. Invece la persona che non sa attendere, questo è fatto sui bambini prevalentemente, che invece vogliono tutto e subito, probabilmente nel futuro non avranno lo stesso successo, poi qui entriamo in un altro tema che è quello del successo, che è tutto assolutamente relativo e soggettivo. Meno possibilità di raggiungere gli obiettivi proprio perché non sanno attendere, non sanno aspettare. Ecco, ti posso fare una domanda proprio su questo, no? Perché mi viene questa riflessione. Nella società in cui noi viviamo, siamo stati quasi educati al non attendere. Penso ai social network, dove se vuoi il click del like è qualcosa che ci sta abituando, se non educando, perché non è propriamente educativo, insomma, in questo senso, però ci sta abituando a un tutto subito, in effetti, no? Quindi come possiamo invece tornare indietro rispetto a questo, proprio alla luce di quello che tu stavi dicendo prima. Allora, bellissima considerazione, anche molto, molto complessa. Faccio un passo indietro rispetto a quello che dici te, che secondo me è alla base di tutto ciò, è il fatto che noi in realtà non scegliamo niente, cioè nasciamo in una situazione dove segui lo stream, il flusso di qualcun altro. Cioè, sin da piccoli ci viene detto. Cioè non ci viene fatto scegliere una cosa piuttosto che un'altra, in realtà ci danno pochissime opportunità e quindi che cosa significa questo? Significa che non sviluppiamo uno spirito critico. Se noi non sviluppiamo uno spirito critico, ma non solo nelle scelte da una parte e dall'altra parte lo spirito di osservazione rispetto alle emozioni e rispetto a delle situazioni che viviamo, come facciamo a scegliere? Questa è un'era, proprio per questo motivo, che va talmente veloce e quindi non ti permette di approfondire le cose, che porta proprio a un'ulteriore superficialità. Infatti, nei corsi della felicità, uno degli, diciamo, dei, chiamiamoli, situazioni da evitare sarebbero proprio quelli dei social network, ok? Proprio i telefonini in generale sarebbero in qualche maniera da eliminare dalla nostra vita per tutta una serie di motivi, per tutta una serie di motivi, tra cui c'è anche il problema della comparazione sociale, soprattutto tra i giovani. Ma il fatto che, essendo tutto così veloce, ok, e quindi rimanendo in superficie, non ci aiuta a fare quello che in realtà dovremmo fare. Uno è l'assaporare la vita. Tu sai che il savoring, il fatto di assaporare il momento e quindi l'essere qui ora e apprezzare
il momento significa essere concentrati e centrati. Se noi, il nostro cervello è sempre attirato da una serie di input, oltretutto tra loro diversi, che ci creano molto spesso confusione, a volte altri tipi di emozioni, perché sono anche connessi molto alle emozioni diverse tra di loro, è chiaro che non riusciremo mai ad approfondire tutta una serie, di situazioni. Il nostro essere interiore è intangibile ed è l'intangibile. Io vendo servizi e quindi vendo l'intangibile. È difficilissimo farlo capire. Figuriamoci Assolutamente. se nessuno ci ha insegnato a riconoscerle, le emozioni, se non capiamo che cosa ci piace, che cosa non ci piace, come facciamo poi a scegliere un lavoro, una persona, un compagno, un'amicizia, un viaggio, se non ci abituiamo a scegliere. E questa tipologia di modus vivendi diventa sempre più importante perché come periodo storico, economico, macro, ci stiamo trovando e ci troveremo sempre di più a dover reinventarci continuamente. Assolutamente, sì. Se non alleniamo, no, la nostra parte interiore che ci aiuta a scegliere, a intraprendere la strada che è più vicina alle nostre corde e quindi magari ci viene meglio. Ecco perché il test sulle potenzialità, le prime, sono quelle che arrivano prima perché sono quelle che utilizziamo di più, vuol dire che le utilizziamo più facilmente, addirittura senza rendercene conto. Ecco, diciamo, Elena, proprio su questo, il test delle potenzialità al quale ti stai riferendo, perché appunto io lo Sì. conosco perché me l'hai fatto provare, sperimentare, ne stavamo parlando anche prima. Magari possiamo dare una stringa di che cos'è e come si può fare, o se esiste qualche cosa, un riferimento, questo, così anche qualcuno può provarci. Certamente, allora è il Via Test. Si trova sul sito, dovete andare a vedere il sito di proprio Via Sì, Test, lo cercate vado a su cercare Google io. Lo vado a Via cercare Test, io. poi Sì, magari sì. esatto, Via Test, c'è in tutte le lingue, c'è anche in italiano, serve circa una mezz'oretta per rispondere a tutte le varie domande, poi vi arriva, diciamo, un feedback con tutte le risposte dall'1 alla 24esima, sono tutte le potenzialità che ci caratterizzano. Diciamo che appunto è importante capire che le prime sono quelle che utilizziamo di più, non significa che le ultime non le abbiamo, significa che le usiamo meno. Quindi Meno. se in realtà il test poi che cosa succede? Va interpretato e utilizzato a seconda degli obiettivi della nostra vita. Quindi mettiamo caso che noi Aspetta, facciamo. aspetta. Scusa, scusa. Ecco qua. Aspetta, vai, vai. Stavo facendo un danno. Stai Ok. Vai, buttando giù scusa. tutto. Sì, esatto, stavo buttando il mio nel fare clac, stavo buttando giù tutto. Vedi come si fa presto? Via test, eccolo qua. Sì. Sì, via test, esatto, come vi dicevo, va interpretato e va soprattutto utilizzato a seconda degli obiettivi che ognuno di noi ha e che si pone. E poi altro argomento sono ovviamente gli obiettivi, okay, che sono fondamentali averli. C'è tutta una teoria importantissima sull'importanza degli obiettivi per il nostro cervello e anche per il nostro benessere. Vengono considerati proprio un muscolo del nostro cervello, quindi pensiamo quanto sono importanti gli obiettivi. Ribadisco gli obiettivi da tutti i punti di vista della nostra vita. Cioè noi qui, ok, siamo in freelance, tra virgolette, quindi parliamo anche di lavoro, ma gli obiettivi sono a 360 gradi. Assolutamente. E quindi ecco, diciamo che è molto interessante perché poi una volta individuate le aree su cui si vuole andare a lavorare, soprattutto a potenziare, bisogna allenarle come si fa nello sport. Nel momento in cui, ad esempio, io so di essere portata a giocare a tennis, è un colpo che è buono per farlo diventare eccezionale, io continuamente lo devo allenare, ma consapevolmente, in modo tale che poi alla fine inconsapevolmente diventi il mio punto di forza. Ma Infatti prima questo. devo conoscere quella che è la mia potenzialità, allenarla consapevolmente, che poi diventerà un mio punto di forza inconsapevole. Infatti, quello uno dei modi per allenare è quello di prendere quella sicurezza, quella strength, appunto, quella forza e decontestualizzarla, riutilizzarla in contesti diversi, no? Quindi faccio un esempio concreto, una delle mie caratteristiche emersa come
essere la creatività, sicuramente sono una persona creativa, poi varia, perché come ti dicevo prima, io lo faccio ogni tanto, è anche molto interessante il sito che peraltro ho appena indicato che è via character.org, perché ti permette proprio questo, no? Anche di andare a cercare dentro nei blog come allenare le nostre qualità più forti. Però una cosa bellissima è stata quella proprio di utilizzare. Ad esempio, io posso usare la creatività nello scrivere perché sono una giornalista, normalmente scrivo, ma se invece utilizzassi questa creatività per cambiare strada, per fare, non lo so, una ricetta particolare unendo gli ingredienti a estro e non semplicemente seguendo una ricetta scritta, ecco, questo si intende ed è una guida straordinaria. Io ti ringrazio perché l'ho appresa proprio attraverso il tuo corso. E voglio ricordare questa cosa che così spezziamo anche un po' la continuità delle domande e delle risposte. Per il mio compleanno, Fabio mi ha regalato questa bellissima cosa per venire a trovarti ad Ostra. Quando ho citato Ostra, avevi messo questo bellissimo corso, appunto, La felicità si crea e non si cerca, e mi ha colpito perché ho detto. È vero, cioè si può veramente creare, si può fare, si può avere degli obiettivi da perseguire. Siccome sono sempre in questa ricerca ormai costante, ho detto, sai che c'è? Vado ad incontrare Elena e vado ad Ostra. Allora, siamo venuti a trovarti ed è stato molto bello, abbiamo incontrato anche persone straordinarie, perché poi anche questo, secondo me, fa parte delle nostre forze, no? In qualche modo da consolidare. Senti, Elena, rispetto alle emozioni, quindi tu hai detto, hai parlato di sapersi godere la vita. Hai parlato anche di una cosa molto interessante rispetto al poter comunicare l'intangibile. È una cosa per noi molto importante perché come te la maggior parte dei freelance vende servizi e quindi per noi è importante riconoscere questi punti di forza perché rappresentano il nostro valore. Credo che una delle dei difetti invece, delle debolezze che ha il freelance, proprio perché spesso lavora anche da solo, è quella di non riconoscere il proprio valore. Com'è che può utilizzare, secondo te, proprio questi strumenti che tu già hai dato, proprio per valorizzare l'intangibile e quindi se stessi? Allora, lì ovviamente chiaro, lavorare da freelance, esatto, ci può avere degli alti e bassi, no? Perché chiaramente a volte non abbiamo con chi che ci faccia oltretutto da specchio, ma poi avere qualcuno che ci motivi, no? Perché poi la motivazione è molto importante. Lì Questo sì. entriamo anche nel discorso del mindset, di proprio come autoalimentare la propria motivazione. Allora, la motivazione c'è anche qui. Se ne è parlato tanto, se tu fai veramente qualcosa che senti, ecco che con uno scopo che va oltre, diciamo, gli scopi classici che ci hanno fatto pensare che siano quelli, tu la motivazione la hai a prescindere se raggiungi lo scopo, quindi l'obiettivo o meno. Cioè, c'è proprio la differenza tra motivazione intrinseca e motivazione estrinseca. La motivazione intrinseca è proprio quella che viene dal nostro dentro, dai nostri valori. Ecco che ritorniamo alla conoscenza di sé. Quali sono i nostri valori? Anche riconoscere quelle che sono le parti per noi importanti alla base di tutto, ok? E farà sempre di più la differenza. Perché tu sai, perché lo hai letto e lo hai anche veicolato di Sinek, e quello si fa rispetto alle aziende, ma non è altro che il proprio perché personale. Cioè, prima di tutti, oggi, in un mondo così pieno di competizione, così pieno di tutto, perché ci abbiamo tutto da tutte le Sì, parti. anche di contraddizioni e di conflittualità, perché mi sono soffermata su questo aspetto, proprio anche di contraddizioni. Abbiamo bisogno di arrivare a quel perché, anche proprio personalmente. Assolutamente, anche perché ti fa stare molto più sereno con te stesso e quindi il fatto di avere un obiettivo che veramente senti non ti fa guardare intorno, cioè sei talmente tanto contento e soddisfatto di quello che fai che per te è importante tutti i giorni fare quella cosa lì. Poi se l'obiettivo arriva, e sicuramente arriva, perché quando la motivazione è così alta, il tuo perché è così importante, emozioni l'altro. Quindi oggi bisogna imparare ad emozionare, ma se tu, come fai ad emozionare? In primis ti devi emozionare tu. Ecco che ritorniamo al discorso dell'empatia, del conoscere le proprie di emozioni. Continua a dire osservarsi
Non è che dico adesso mi metto in osservazione di me, no, ci sono delle tecniche, ovviamente anche dei metodi che sono molto ben fatti per tirare fuori tutti questi aspetti, perché sembrano parole, no, semplici, sono molto complesse. Tutto ciò di cui sto parlando dura una vita, perché come dicevi tu, sul discorso del via test che cambia, ma noi cambiamo di giorno in giorno, cioè quello che siamo oggi non eravamo ieri e non saremo domani. Quindi è normale, e per fortuna dico, perché è il bello anche dell'evoluzione e dell'evoluzione del mondo, noi siamo qui per evolvere e per evolvere chi ci sta intorno, nel bene, si spera, e quindi è bello anche osservare le nostre evoluzioni. Ecco perché tenere i diari, ad esempio quotidiani e giornalieri, prescindere dalla gratitudine, ok, ma io dico proprio i nostri diari quotidiani sulle nostre attività, okay, anche rispetto agli obiettivi che ci siamo dati, ma anche proprio quotidianamente che cosa abbiamo fatto, e riguardando indietro, ma anche nel giro di un mese, ci scopriremo dei mondi. Invece, non scrivendo e non atterrando, molto spesso la vita ci passa in un attimo, ci sembra di non avere fatto nemmeno quasi niente. Se io vado a ritroso, mi spavento da quante cose ho fatto. Ma Ti credo, lì sì. per lì ti sembra, invece, dici, ma sembra di non avere fatto niente, ma non ho storicizzato. Cioè, dobbiamo imparare a storicizzare, che ci aiuta anche a riflettere sulle nostre emozioni. Oggi bisogna emozionarsi ed emozionare, perché è un mondo che è completamente diverso rispetto a quello di 20 anni fa, di 30 anni fa. Quando si parla di diventare imprenditori di se stesso, che ormai è diventato, sembra uno slogan, no? Sì. Quasi, no? Ma è così, perché? Perché dobbiamo tutti diventare imprenditori di noi stessi? Perché c'è un cambiamento economico, sociale, tecnologico, che si porta dietro la distruzione, chiamiamola così, di migliaia di tipologie di lavoro, di decine di migliaia di tipologie di lavoro. Questo lo dobbiamo sapere molto, dobbiamo averlo molto chiaro. Quindi, nel momento in cui, nel giro di pochi anni, tutti quei posti di lavoro, che magari sono anche i nostri posti, i nostri ex posti, non ci saranno più, noi dobbiamo essere pronti a reinventarci. E come, da dove parti? Parti dalle tue possibilità, dalle tue capacità, da quello che ti riesce meglio. Da cosa parti, se no? Io anche faccio fare molto spesso, che credo sia in linea con i miei valori, un esercizio che proprio si definisce The Purpose Model, che è proprio il modello del significato, dove in uno dei cerchi, sono quattro cerchi concentrici, dove al centro c'è il significato di ognuno di noi. Uno è proprio relativo a che cosa ha bisogno il mondo, perché dobbiamo passare da una visione egocentrata, okay, che siamo abituati tutti in questo mondo, a vederla in una visione ecocentrata, perché i grandi temi oggi sono al di fuori del singolo, ma lo stiamo vivendo anche oggi con il problema del virus che stiamo ancora vivendo. Cioè, dobbiamo andare oltre, dobbiamo considerare quello che veramente il mondo e le persone hanno bisogno. Forse troveremo anche dei lavori molto più gratificanti, che hanno dei sensi molto più elevati, okay? E che veramente servono agli Mio, altri, agli altri, a noi e esatto, agli altri, a perché noi fanno, per siamo stare tutti bene, uniti. esatto, siamo tutti interconnessi. Sai che questo, intanto stanno arrivando commenti un po' di qua, un po' di là, perché io ho fatto il party e quindi vedo un po' di qua. Ah, ok. Ci dice Simo Martin, dice, intanto è arrivata Oksana, buongiorno. Simo Martin dice, ciao ragazze, ci sono e sono rapita, super Elena. Ciao a tutti da Simona invece Mappelli. Lorena dice, vero, molto vero. Dall'altra parte, Ilaria si unisce con un ciao intrinseco a tutti quanti. Angela Altomare che ci dà l'ok. E sempre Ilaria dice, mondo diverso anche da 4 mesi fa, effettivamente è così. Oltretutto, mi viene anche da pensare rispetto a quello che tu hai detto, proprio perché in questi giorni anch'io rifletto rispetto al network, no? E proprio ieri ho postato un video perché ci tenevo, perché è una cosa che sento, nel senso che fare per gli altri, essere in una community, essere parte di una comunità, vuol dire anche prendersi l'impegno di essere responsabili verso se stessi e quindi di avere a cuore la propria trasformazione e la propria volontà di crescere, perché se non ce l'hai e pensi di poter rimanere fermo al palo, non funziona. Ecco, quello che cerchiamo di fare anche attraverso Freelance Network è proprio questo, quello di muovere, dire alzatevi,
Cioè, fate, una volta dato per certo che avete assunto la responsabilità della vostra vita, e questo secondo me è il punto che viene ancora prima, perché poi puoi conoscere te stesso se sai che sei responsabile della tua vita. Allora inizia la fase esplorativa, comincia a guardarti dentro, comincia a confrontarti con gli altri, e in quel momento è perfetto quello che tu dicevi prima, passi proprio dall'egocentrismo all'ecocentrismo. Freelance Network è un'emanazione di ecocentrismo, nel senso che abbiamo messo il nostro ecosistema dei freelance all'interno di un sistema più grande. Ecco, credo che sia questo veramente il dono che possiamo reciprocamente farci, no? Anche proprio nel senso della reciprocità. Tu prima hai detto una cosa bellissima che abbiamo anche, tra l'altro, già toccato, che è quello di storicizzare, no? Tu hai detto, storicizzare, quindi scrivere. È una cosa molto importante. Secondo te, qual è il momento migliore della giornata per farlo, secondo la tua esperienza? Allora, è tutto soggettivo, ok? Allora, io per esempio lo faccio la sera di solito, però mi capita anche qualche volta la mattina. E pensa che una volta con un ragazzo molto giovane, a cui appunto stavo facendo da coaching, gli ho detto, siccome era una persona molto creativa, gli ho detto portati dietro il diario della creatività, nel senso qualsiasi cosa tu noti, che okay? Piccolino deve essere perché Bellissimo, deve sì. essere portato dietro. Segnati e scriviti qualsiasi cosa tu noti che in qualche maniera può essere per te che abbia un senso, che abbia un senso rispetto alla tua di creatività in quel momento, in modo tale da non dimenticarla. Ribadisco, è completamente soggettivo, non bisogna farlo per forza tutti i giorni, qualcuno lo fa tutti i giorni, soprattutto all'inizio, poi magari lo fai 2 volte alla settimana o addirittura una volta alla settimana. Nel senso che dipende anche dal tuo ritmo, perché poi alla fine è stato studiato, come per tutto poi del resto, no? L'adattamento edonistico che conosciamo bene, che la varietà anche non solo di tipologie di cose da fare, ma anche come farle, è fondamentale per dare sempre questo boost, quindi questa spinta al benessere. Quindi non c'è una ricetta che è valida per tutti. Inizialmente sarebbe meglio per farla diventare, non la definisco un'abitudine, ma un rituale, perché lo vedo più, no, bello come Sì. concetto di farlo più spesso, in modo tale che si apprezzi quanto effettivamente porti di positività a tutto ciò. Quindi farlo spesso, poi gestirlo come uno meglio crede, sicuramente la scrittura. E sì. Senti, c'è tra le cose che noi ci siamo dette, che tu hai accennato al coaching, vabbè, tu fai anche la coach, svolgi parallelamente alla tua attività di imprenditrice anche questa, e soprattutto mi hai raccontato che, insomma, c'è questa, il tennis è la tua passione, in realtà è rimasta nelle tue corde, e quindi vorresti proprio riapplicare un po' anche nella vita per aiutare gli altri a migliorarsi costantemente. E tu hai parlato anche di obiettivi. Il tuo obiettivo prossimo, futuro, a breve termine, qual è quindi? Rispetto a tutto quello che, perché tu sei anche una fucina di idee, hai studiato tantissime cose, e mi piacerebbe, lo faremo, ce lo siamo detti alla fine, anche verso la fine, qualche libro, qualche consiglio di lettura lo daremo senz'altro. Però ecco, quali sono i tuoi obiettivi futuri, proprio per questo senso anche di adattabilità che dobbiamo avere, no? E quindi dobbiamo cambiare. Allora, Barbara, io mi sto continuando ad interrogare in realtà, quindi sono a mia volta in coaching, ok? E sto molto lavorando sui miei valori, sui miei valori fondanti perché sono e saranno sempre di più la mia bussola sulle mie scelte, sia imprenditoriali, perché aiuto delle start-up, in tutto ciò aiuto anche delle start-up innovative a crescere. Quindi i progetti che sposo, tra virgolette, sono progetti che sono assolutamente allineati con quello che per me oggi è il valore, come dicevamo prima, la motivazione intrinseca. E per me oggi la motivazione intrinseca è data da quello che ha bisogno fondamentalmente il mondo. Quindi sono tutte start-up che hanno nel business o economie di tipo circolari, ok? O di sostenibilità o di prodotti appunto sostenibili. Biologici piuttosto che
dove c'è il sociale collegato, quindi dove si dà lavoro a persone svantaggiate. E quindi quello dal punto di vista, diciamo, di business coaching, ma io lo chiamo proprio entrare nelle startup ed aiutarle a farle crescere, perché ho fatto sempre quello, ho fatto sempre impresa. Per quanto riguarda i miei obiettivi personali, sicuramente il fatto del sviluppare l'Accademia della Felicità è una delle mie priorità, perché vedo che c'è tanto bisogno, perché siamo in un momento, come diciamo, di cambiamento, ma c'è bisogno di questa fioritura. Dicevamo, di sviluppo basta, sì, ci sviluppiamo, ma vogliamo fiorire ognuno a modo proprio. E chiaramente, come gli esperti e gli appassionati di botanica sanno perfettamente, l'albero prima di mettere le foglie deve essere potato. Quindi prima dobbiamo eliminare il surplus, ok? Per poi definire veramente quelle che sono le nostre linee guida. Quindi oltre quelle, quindi il fatto di cercare di far diventare le persone più consapevoli, perché la felicità, io la vedo nella presa di consapevolezza in primis tramite la conoscenza di sé e quindi okay, l'attenzione a se stesso, che si porta dietro il concetto di responsabilità, okay, che non siamo abituati, ma la responsabilità è tutta nelle nostre mani, poi vi racconterò un dettaglio di tutto ciò, e da lì chiaramente l'autodeterminazione che è tutta collegata. Avevo parlato di CARE, no? Dell'acronimo CARE quando ci siamo Sì. viste. La E finale, CARE, sta per eudaimonia, e torniamo al concetto delle potenzialità, perché l'eudaimonia non è altro che il concetto greco di daimon e quindi delle nostre vere, perché siamo venuti qua, perché siamo su questa terra, che cosa serviamo, qual è il nostro scopo, per cosa vogliamo essere ricordati. Il The Purpose Model riporta in auge e tra le prime, diciamo, priorità, cioè proprio quello anche di andare un po' a ritroso, cioè pensando a ritroso, noi come se fossimo già, si chiama rocking chair, cioè pensando di stare seduti su una sedia, già anziani, guardiamo indietro, ok? Come abbiamo vissuto la nostra vita e che cosa ci ha emozionato, quali sono state le persone speciali che abbiamo incontrato, quali sono stati i progetti speciali che abbiamo portato avanti, che cosa ha dato il significato alle nostre giornate. A questo è perché serve in realtà riprogrammare il quotidiano. E quindi il capire ed approfondire serve tempo i propri valori, okay, perché sono tanti. Io ho fatto un esercizio incredibile con la mia di coach, che quando me l'ha fatto fare mi ha dato tipo 100 valori contemporanei di cui non sapevo l'esistenza, okay, perché io a mia volta lo devo fare su di me. Esco, Certo. ed è bellissimo perché tra le mie potenzialità c'è l'amore per il sapere. Per me, Questo studiare. abbiamo qualcosa in comune, Esatto, sai. guarda caso, ecco che abbiamo delle grandi affinità. Sì. L'amore per la conoscenza, ecco, io starei sempre a studiare, ma comunque, questo della felicità, in realtà, è lo sviluppo dell'essere umano, porta al conoscere e a studiare sempre di più, perché non è uno studio a sé stante. Poi ci sono concetti di neuroscienze, ci sono i concetti di intelligenza emotiva e di tutte le intelligenze possibili e immaginabili, un po' di psicologia e il subconscio e il potenziale, è bellissimo e le incroci tutte. E poi è chiaro che la persona fa da sé, perché tu puoi dare, il coach è quello, allena, cioè a me il termine coach è un po' fuorviante, però è il tuo allenatore di vita che fa in modo di farti riconoscere quelle che sono le tue potenzialità. E ti aiuta ad arrivare agli obiettivi con dei piani ben definiti di allenamento, ma cerca di farti diventare indipendente e forte nel più breve tempo possibile. È uno specchio e ci abbiamo bisogno di specchi, quindi è ovvio che tutti, per tu, secondo me, appunto, è un lavoro, tra virgolette, meraviglioso, il lavoro con se stessi che dura una vita, perché siamo in continuo cambiamento, Evoluzione, siamo in cambiamento. evoluzione. Senti, c'è un'altra cosa, dove so che tu sei ferratissima. No, per smembrare, cioè per ripartire, per potersi adattare, bisogna anche sciogliersi, no? Forse era proprio Galimberti che diceva: noi impariamo per modelli, poi lo diceva prima di lui Socrate, ma comunque cioè, Galimberti dice: impariamo per Ormai siamo modelli. Socrate. Ma poi dobbiamo sganciarci da quei modelli. E tu, prima quando parlavamo, hai parlato anche di falsi miti, no? Ed è anche uno dei tuoi obiettivi, quello un po' di andare a lavorare su questi proprio per sgretolarli. Com'è che puoi aiutare una persona
a capire, a mettere comunque la luce, accendere il riflettore su questi falsi miti, come orientarsi, insomma, ecco, per partire. Allora, i falsi miti innanzitutto sono riconosciuti a livello scientifico da chi li studia ormai da tanti anni, tant'è che il primo corso, anzi, il primo corso più frequentato negli Stati Uniti è proprio il corso sulla felicità, non a caso. E il fatto che, come mai negli Stati Uniti ci chiudiamo? Negli Stati Uniti, che è uno dei posti più ricchi, forse il più Più ricco al mondo, opulenti, più certo. opulenti al mondo, dove nel 1950, c'è cioè un momento particolare, Victor Lebow, un economista famoso, ha proprio in qualche maniera dato il via a tutto quello che è il consumismo più estremo ed è diventato parte della Costituzione americana. Cioè noi siamo Mamma. felici se acquistiamo, se compriamo, anche a livello spirituale addirittura. Dall'altra parte c'era invece un economista rumeno che sosteneva la bioeconomia, quindi un'economia completamente diversa, che poi è un po' quella a cui in qualche maniera ci dovremmo rifare oggi tramite l'economia circolare e con la sharing economy e tutte le economie che si rifanno come la biomimesi all'osservazione della natura, che è l'unica perfetta, dove appunto si mettono in evidenza mai stata così tanta depressione, mai stata così tanta ansia, ma non solo sugli adulti che poi si ammalano di malattie anche gravi, eccetera, ma anche tra i giovanissimi. C'è un tasso di malessere, ma che porta anche, nella peggiore delle ipotesi, a suicidi, con un incremento altissimo di numero di suicidi negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Giappone, nei paesi più ricchi, guarda caso. Ecco perché stanno cercando oggi di distruggere questi falsi miti che sono soldi, bellezza, posizione economica e beni materiali. Qual è l'altro? Ah, ottimi voti a scuola, ad esempio. Certo. E quindi tutto quello che in realtà fino ad oggi era collocato nella Costituzione americana. Pensa un po'. Quindi li hanno piano piano distrutti, okay? Distruggendo il perché succede questo, perché in realtà non ci danno felicità, okay? E è chiaro che per quanto riguarda i soldi bisogna partire da una base in cui ovviamente abbiamo la possibilità comunque di avere una casa, di avere tutti i beni primari soddisfatti, okay? Per cui non parliamo di situazioni ovviamente di paesi magari che ancora lottano per la fame, ma di situazioni diciamo di paesi maturi. Danno invece spazio a completamente altro, tra cui il fatto di avere ottime relazioni, quindi coltivare le relazioni, ma le relazioni quelle sane, prendersi cura di sé, prendersi cura di sé sia a livello appunto di benessere psicologico che dal punto di vista di benessere fisico, che poi sono tra loro assolutamente collegati attraverso tutta una serie di attività che vanno appunto dal mangiare bene al dormire bene, a fare ginnastica. Fare io tutto quello che riguarda il benessere a 360 gradi, piuttosto che a fare atti di gentilezza, a fare atti di gentilezza fatti in una certa maniera, perché noi tutti i giorni facciamo degli atti di gentilezza, ma li facciamo inconsapevolmente. Se tu le fai Esatto. inconsapevolmente le cose, non ti danno quel boost, quella spinta che ti rende, che ti dà benessere. Quindi in realtà tutto deve essere in qualche maniera fatto in maniera consapevole. Sono felicissima. Ah, altra cosa, non investire, dicono, in cose materiali, ma investite in esperienze, perché l'esperienza, al contrario del materiale, che noi nel giro di poco ci stanchiamo di qualsiasi cosa, perché la diamo per scontata, perché c'è il famoso adattamento edonistico, ma non solo per le cose, anche per le persone, tant'è che ecco, il matrimonio è uno dei falsi miti della felicità. Non mi veniva perché non sono sposata, ho un compagno, ma infatti non me lo ricordavo, il matrimonio è considerato uno di quei falsi miti perché, ma questo studi scientifici fatto su migliaia di persone, perché anche lì dopo 2 anni dal giorno del matrimonio la relazione, la qualità torna come a quando si era prima, come se non si era sposati. Quindi in realtà perché ci abituiamo? Allora, è ovvio che già sapere che noi naturalmente ci abituiamo a tutto, già è presa qui coscienza, quindi di consapevolezza, e magari troviamo degli escamotage, ok? Delle modalità per non abituarci, oppure per dare valore a prescindere dal tempo che passa. Perché se no la tendenza è quello di voler sempre di più. Ma quello di voler sempre di più diventa un circolo vizioso. Ecco che vi consiglio di vedere
un breve filmato di Annie Leonard, La storia delle cose, dura 20 minuti, è molto ben fatto. Annie Leonard, La storia delle cose, dove oltretutto mette bene in evidenza tutto quello che sta succedendo nel mondo a livello di produzione, di modelli di business, eccetera, ma dove al centro c'è l'uomo che fondamentalmente vive per lavorare. Per essere stanco la sera, si mette davanti alla televisione che gli inculca cosa deve comprare di nuovo e ritorna a lavorare e questa è la sua vita dentro questa ruota che gira. Che gira come i criceti. Come crocette. E torniamo al discorso del prendere coscienza però di tutto ciò, di svegliarsi, ci serve un risveglio complessivo. E quindi il condividere tutto ciò secondo me diventa fondamentale. Io dal mio piccolo posso dire che appunto avevo tutto, ho tutto anche adesso, ma avevo veramente tutto di più, ma non ero felice. Quindi mi mancava quando ho scoperto tutto ciò rispetto alla psicologia positiva, ai metodi di coaching che ti aiutano a colmare proprio quell'ultimo miglio, si definisce in termine tecnologico, ok? Quell'ultimo miglio che è la parte che invece ti fa brillare e ti fa fiorire, che nessuno ce l'ha mai insegnato. Ecco, E lo sport, perché sai che stavo per diventare una professionista di tennis, quindi comunque lo sport, soprattutto il tennis, perché poi il coaching è traslato proprio addirittura dal dal tennis, okay? tennis, sì. Dal tennis proprio, il coaching ti dà proprio dei paletti, no? Degli obiettivi in mezzo, che tu ovviamente devi raggiungere da solo, non è che il coach lo fa per te, però ti aiuta a creare questi piani di azione, no? Facendo sviluppare quello che sai fare e ti aiuta ad arrivarci perché ti stimola. Perché poi ti dà dei feedback e quindi quando tu hai, no, qualcun altro che crede in te, innanzitutto anche l'ambiente è fondamentale, avere qualcuno che crede in te, che crede in noi, perché per quanto effettivamente da soli noi ci possiamo, no, ok, abbiamo anche bisogno di qualcuno che ci supporti, Certo, qualcuno che come riprova sociale anche, come no? riprova sociale, perché poi in realtà siamo tutti portati, no, noi esistiamo perché qualcun altro ci fa capire che esistiamo. Assolutamente. Ecco, a proposito di questo, no? Parlavamo anche di un altro aspetto che mi sembra interessante da affrontare proprio in freelance network in generale, cioè nelle community, nella Certo. comunità, quello di tenere per sé o meno, no? Cioè il fatto della conoscenza, intendo. Noi siamo qua per condividere conoscenza, tu ci stai passando tante informazioni di valore che possono aiutarci quantomeno, come dicevo prima, a piantare un semino, perché poi fa parte anche del coaching quello di instillare quella energia, come dire, quella scintilla che poi però tu devi alimentare. Con il movimento, con la responsabilità e andando a cercare altro, con la curiosità, con la sete di conoscenza, diceva adesso Simona, sempre il club delle amanti del sapere, perché davvero è bellissimo. Siamo tante amanti del sapere, bellissimo È questo. bello, è bello. No, infatti, sono qui anche per questo. E quindi dicevo, cosa secondo te? Come si può trasferire questo e come può essere fatto comprendere quanto la circolarità, di cui tu parlavi anche prima, della conoscenza può fare la differenza? Dove cominciamo? Allora, innanzitutto partiamo sempre da noi e soprattutto dal pensare che esiste l'abbondanza, nel senso pensare in maniera ampia. Ci passano queste comunicazioni di terrorismo che c'è poco. Non è mai stato un Sì. periodo così abbondante come questo in tutta l'epoca storica. Io sono appassionata di storia, quindi c'è spazio per tutti. Cioè, non dobbiamo aver paura che perché io e te studiamo la stessa cosa, tu prenderai tutto il mio mercato e oltretutto, quando si parla di servizi alle persone e siamo uno, no? Come fai? O ti replichi con dei cloni o se no arrivi fino a un certo punto, poi c'è spazio per Assolutamente. l'altro. Innanzitutto quindi la mentalità dell'abbondanza, non avere paura, anzi, ci sono dei bellissimi libri che insegnano proprio che più dai, più ti torna. Quindi in realtà, secondo me, più si è altruisti nel condividere e più altri condivideranno con te arricchendo le tue conoscenze che poi sono il tuo patrimonio, cioè il vero patrimonio di ognuno di noi, oltre ai nostri valori che vanno prima evidenziati e poi utilizzati ed allenati,
sono proprio le nostre relazioni, quindi il coltivare le relazioni bene, positive, armoniche, armoniose. L'unione fa la forza, è un detto, ma è assolutamente la verità. E pensare che ognuno di noi è talmente unico, okay, che io verrò attratto da una persona per farmi aiutare, piuttosto che tu, Barbara, verrai maggiormente attratta da un'altra. Cioè ci Sì. sarà sempre qualcuno che magari preferirà te e qualcun altro che preferirà Per me. affinità, Per assolutamente, affinità, quindi c'è spazio assolutamente. assolutamente per tutti. Ben venga la condivisione per la crescita, perché poi vuol dire far crescere tutto l'entourage. Più si cresce, più migliora il mondo. È ovvio questo, quindi staremo meglio tutti. E più tu sei tranquilla con te stessa, e più doni. Questo è bello, infatti il nostro hashtag è sempre insieme meglio, nel senso che noi crediamo profondamente in questa possibilità. Senti, un libro su questa, tu hai citato, ci sono diversi libri, un libro che ti viene in mente proprio sull'abbondanza, per forse Gotthard può essere, no, tra questi, Neville Gotthard piuttosto che, aspetta, però così è, quello che ti viene. L'abbondanza, allora ci sono tanti libri, poi a seconda diciamo un po' del momento della materia che si vuole approfondire. A me, per esempio, è un po' più commerciale, mi è piaciuto moltissimo Big Magic di Elizabeth Oh Gilbert. sì. Oltretutto, il fatto di, perché si ritorna molto sia alla creatività ma alla gratitudine, perché quante cose diamo per scontate? Quante i nostri occhi in questo momento che ci permettono di vederci o le nostre orecchie che ci permettono di ascoltarci, di sentirci. E quindi l'osservare, no? Anche la magia che c'è in qualsiasi situazione. E questa è la base. Dopodiché, non so, a me è piaciuto tantissimo, per esempio, sono un amante di Chopra, okay? Oh Che lo seguo sì, anche nelle detta. meditazioni. Un bellissimo libro è Reinventare il corpo, risvegliare l'anima, che poi corpo, anima, psiche, tutto siamo tutt'uno, e continuiamo a dirlo, siamo tutt'uno, quindi ecco perché bisogna star bene in tutte le nostre aree della nostra vita. E poi molto interessante è Ego è il nemico, Ah visto sì. considerato quello che ci siamo detti sulla comunità. Ego è il nemico, è proprio quello di cui dobbiamo cercare di sbarazzarci ed è sempre lì presente, in realtà viene sempre fuori a tutti, soprattutto perché è un periodo mondiale molto narcisistico, dobbiamo in qualche maniera. E molto bello è anche di Vito Mancuso il coraggio di essere liberi. Ecco. Questo infatti è uno degli ultimi che è arrivato, il coraggio di essere liberi, Il coraggio di bellissimo. essere liberi è meraviglioso. E poi ce n'è anche un altro che a me è piaciuto molto, ma che in realtà parte dal singolo, come sempre, perché poi siamo noi che facciamo le imprese, facciamo le aziende, che si intitola Fiducia di Fukuyama, e con la fiducia si va ovunque. Quindi se c'è fiducia reciproca non esiste la paura, e invece ci governano attraverso la paura, La paura. perché ci instillano. E vi consiglio anche di seguire alcuni speech di Yunus, che è l'inventore del microcredito, se non che vincitore del Nobel per la pace nel Per la pace. 2006, il quale sostiene che tutte le persone, lui parte dal Bangladesh ovviamente, tutte le persone devono diventare imprenditori di loro stesse e non lavorare per altri, solo così si può sconfiggere la povertà. E è un grandissimo motivatore, perché sostiene che qualsiasi cosa, un po' come Walt Disney, possiamo immaginare, possiamo realizzare. Grazie. Ogni volta che immaginiamo qualcosa, scriviamola, perché poi, ogni volta che noi la scriviamo, avremo sempre più la possibilità di vederla realizzata. E anche se qualcuno ci dice: ma va, ma dove vai? Andiamo avanti, proseguiamo. L'immaginazione, la creatività, ecco perché Big Magic di Elizabeth Gilbert, perché la creatività che tu hai come strength, come caratteristica, va allenata per farla diventare scontata. Cioè, in tutto quello che fai, tu hai la forza di farlo in maniera assolutamente diversa. E hai emozioni, e quindi emozioni chi è in linea con te oltretutto. C'è una bella domanda di Tiziana Valeria che dice: bella l'idea dell'abbondanza e della condivisione. Generosi si nasce o si diventa? Io sono sempre stata convinta della generosità connaturata nell'individuo, però magari mi sbaglio. Cosa ne pensi? Allora, io un po' come te, nel senso penso che sia abbastanza connaturata come tante altre cose, però si può, anche lì ci si può assolutamente lavorare, perché nel momento in cui tu hai degli esempi virtuosi,
e ha intorno persone che sono virtuose, che quindi si danno, si concedono, o vieni poi isolato perché sei completamente diverso, o anche tu entri a far parte di un ecosistema che è virtuoso. Ecco perché dobbiamo tutte in qualche maniera cercare di aprirci con le nostre conoscenze agli altri e eliminare proprio questa barriera che secondo me è proprio dettata dalla paura di non avere lavoro, di non avere soldi, di non, non so, di non raggiungere la stessa cosa. Anche lì il discorso del successo. Il successo è assolutamente soggettivo e Soggettivo. personale. E riguarda soltanto il discorso di raggiungere il proprio obiettivo, ma l'obiettivo mio è diverso da quello di Barbara ed è diverso da quello di Silvia o di Arianna o di Tiziana. Quindi ognuno di noi, in base a quello che veramente sente, ritorniamo a sentire che cosa ci emoziona, che cosa ci fa stare bene, che cosa ci piacerebbe fare, però lo dobbiamo anche provare, nel senso che non è soltanto un qualcosa da pensare. Lo dobbiamo provare, cioè sono esercizi, tecniche che vanno provate, perché altrimenti rimangono tutti campati per aria. Ecco la consapevolezza di noi. Questo è il millennio, la rivoluzione dell'umano, dell'essere umano. Le tecnologie, io sono impregnata, sono tecnologica dalla nascita, ci servono, le dobbiamo noi utilizzare per realizzare quello che vogliamo realizzare. Devono essere un nostro mezzo, come i soldi, sono un mezzo, non sono il fine, sono un mezzo per fare delle cose che ci interessa, che possono essere di bene comune e che possano migliorare il mondo. Noi donne, ho fatto uno speech una volta proprio sul discorso delle donne nel mondo dell'impresa, che è da poco che ci siamo messe a fare impresa, da È pochi vero. anni in realtà. Dalla nostra però abbiamo tantissimo, questo per genetica, tutta una serie di aspetti che sono più appunto empatici e più anche di generosità e più di apertura all'altro. Questa è genetica, l'essere diventare madri è una parte di tutto ciò, che ci portano a dare molto più spazio a quello che può essere appunto un'economia circolare o una sharing economy. La sharing economy, Barbara, la stiamo già facendo adesso, perché sharing economy è proprio quello di condividere non soltanto beni materiali, ma è la condivisione anche di capacità intellettive. Quindi io ti passo delle mie conoscenze e tu in cambio mi passi le tue di conoscenze. C'è un bellissimo sito inglese, che adesso non ricordo il nome, dove è carinissimo perché all'interno di un quartiere di Londra, okay, tutte le varie persone che vivono in questo neighbor, in questo quartiere, si condividono i vari attrezzi della casa, no? Ma non solo gli attrezzi, per cui li compra uno solo, invece di ognuno ne compra uno e poi se li condividono, ma anche Bellissimo. ognuno con le proprie capacità va a fare quel lavoro piuttosto che un altro. E così non vai a sprecare soldi e quindi metti in circolo. Quindi diciamo Bellissimo. che è bellissimo, secondo me, ecco, questo è un altro esempio di creatività e di condivisione. Sì, infatti c'è, tra l'altro avevi parlato, non mi ricordo in quale speech, forse a Donna Online, anche di una startup, quella degli abiti, l'armadio verde, una cosa così che ricordo. Ecco, ce ne vuoi parlare perché è bellissimo, per noi donne, visto che sono più donne in ascolto, secondo me è bellissimo. Sì, allora, l'armadio, in realtà è Vic, armadio verde l'ho preso come esempio, come, anche lì come economia circolare, perché è un noleggio. Invece la startup di cui faccio parte si chiama Vic, è un acronimo che sta per Very Important Choice, e già è carino perché il nome la dice lunga. E che cosa fa? Qual è l'obiettivo? Intanto si parla proprio di economia circolare. L'economia circolare per essere tale deve avere una serie di punti, ok? Che adesso non ve li dico, ma sono sette. L'obiettivo principale, siccome la moda è il secondo mercato più inquinante al mondo dopo quello del petrolio, okay, è quello che inquina di più, proprio per la fast fashion, okay, per questo utilizzo continuo di buttare via abiti che costano poco, che oltretutto non sono etici, non solo nella modalità, diciamo, di acquisto e di rigetto, ma anche della filiera di chi, quella filiera umana che c'è dietro. Perché se Certo. noi andiamo ad analizzare chi c'è dietro il costo di quel prodotto, non compreremo più niente. Quindi è quello l'obiettivo, innanzitutto, di dare spazio a prodotti, innanzitutto sostenibili, quindi sostenibili intesi fatti con materiali eco, quindi sostenibili da un punto di vista o biologici, addirittura con materiali innovativi tipo i funghi per fare la pelle.
piuttosto che le bucce d'arancio per alcune fibre, ma di noleggiarli. E per anche delle stagioni, cioè si fa un abbonamento, per cui tu invece di comprarli, ti abboni, ne prendi un Sì. po' e poi siccome abbiamo tutti gli armadi pieni, l'obiettivo è quello di far girare da un 3 a un 5% dell'armadio senza doverlo acquistare. E soprattutto, siccome i prodotti di questo tipo sono un po' più costosi, anche perché si dà spazio alla filiera corta, quindi al Certo. Made in Italy, dove tutta la filiera è tracciata. Quindi si sa da chi si compra, chi lavora, qual è il materiale dove viene comprato, eccetera. Tant'è che si utilizzano anche delle società che danno lavoro, ritorno al discorso del sociale, a persone svantaggiate. Quindi addirittura una di queste c'è cioè il 50% delle lavoratrici che sono persone che vengono da appunto situazioni svantaggiate, tra cui anche dal carcere o da problemi familiari. E poi li ridai indietro e in qualche maniera c'è un circolo virtuoso. Bellissimo, sì. E nonostante il fatto che tu li devi comprare online e che quindi c'è lo spostamento, no, diciamo, Delle merci, delle sì. merci, comunque il paragone fatto tra quello che tu noleggi con quel tipo di prodotto rispetto a quello che acquisti e butti e dietro c'è una catena che assolutamente non è più sostenibile per nessuno. È chiaro che questo è un modello virtuoso. Quindi, ecco, la circolarità intesa come utilizzo, riutilizzo senza comprare, senza poi gettare, senza farlo diventare poi noi donne, no? Che ci piace cambiarci. Non possiamo ogni volta comprare una cosa nuova, non ha senso. Anche perché magari ci sono addirittura alcuni vestiti che utilizziamo una volta E e poi poi non basta, li lasci utilizziamo più e nell'armadio. li lasci nell'armadio. E quindi anche qui però Bellissimo. è il cambio culturale. Eh sì, del non possedere. Del non possedere, del non possedere. Pensa che conosco, c'è un mio carissimo amico che le vacanze se le fa tutte senza pagare niente a livello di casa, di stabile, nel senso poi il viaggio se lo deve pagare, mette in affitto la propria, è un'economia circolare pura, ci sono tutta una serie ovviamente di regolamentazioni, Sì. eccetera, per cui tu dai un valore, un po' come l'armadio verde, dai un valore alla tua casa e in cambio vai in tutto il mondo, giri. Okay? Con delle case che possono avere più o meno valore, ma in realtà se lo hanno di più ci vai meno giorni, okay? Se vanno di meno ci vai più giorni e ti giri il Magnifico. mondo, fa conto che ci Sì. sono famiglie che hanno 3-4 figli, ti immagini andare negli alberghi che cosa significa? Così Improponibile. tu è improponibile. E tanto tu non saresti nella tua abitazione, per cui puoi metterla in affitto per il periodo di... Bellissimo anche questo. Sì, sono veramente... Senti, ma tu Elena, ogni volta ci illumini perché davvero, allora, quello che dovete sapere di Elena è veramente straordinaria questa sua capacità di rendere semplice ed efficace tutto quello che è in tempo, veramente, non soltanto la conoscenza, ma l'esperienza, l'incontro. È davvero una grande generosità con cui tu ci trasmetti questi valori importantissimi. Allora, senti, siccome stiamo andando in chiusura, noi abbiamo già fatto un'ora, abbiamo trascorso un'ora piacevolissima con te. Tu prima hai toccato un tema importante che è quello della paura. Vorrei proprio per, come dire, cancellarla questa paura, no? E quindi lasciare un messaggio di positività in un momento come questo, io vorrei che tu facessi una chiosa proprio su questo, no? Tu hai detto viviamo nell'abbondanza. Per noi freelance capire questo è molto importante, capire anche che non dobbiamo pensare necessariamente al denaro, ma che quello, l'abbiamo anche detto diverse volte insieme, il denaro è una conseguenza. Quindi in un momento come questo, in cui si ha paura perché c'è meno lavoro e così per tutti quanti. Come possiamo recuperare un senso invece di fiducia? Cosa possiamo fare concretamente? Un'azione, un passaggio, una lettura, non so, qualcosa che ci lasci con quel famoso semino di prima e partiamo da oggi stesso. Allora, domandona. Diciamo che allora, innanzitutto osservare la storia, perché la storia ci insegna e quindi la storia sono cicli e ricicli e basta osservare che ogni volta che c'è stato un calo, poi c'è sempre una ripresa. Ma Questo non è solo nella storia dell'umanità, ma è nella storia di qualsiasi cosa, nella storia delle aziende, nella storia addirittura delle materie prime, perché i fossili, le materie prime fossili sono in esaurimento. C'è proprio la scala di Hubert che definisce che
È proprio una sorta di U. Quindi su questo ci dobbiamo, ma in realtà quelle finiscono, invece noi ritorniamo sempre su, perché abbiamo una grande capacità di adattamento. E quindi vi consiglio di leggere Resilienza, la scienza di adattarsi ai cambiamenti di Andrew Zolli, che insegna perfettamente a come in qualche maniera gestire quindi i momenti di stress e i momenti di difficoltà che la vita ci pone davanti, perché adesso è il Covid, ma pensiamo a Sì. qualsiasi momento stressante della nostra esistenza, perché noi, continuo a dire, stiamo parlando di lavoro, ma le problematiche sono di N tipo. E noi dobbiamo essere così, diciamo, forti, così anche concentrati, saper respirare a fondo, ad esempio. Il fatto della meditazione può servire tantissimo, la respirazione aiuta a rilassarsi, il fatto di guardare alla televisione delle cose di positività, piuttosto che leggere dei libri di positività, non stare a guardare il cellulare con tutte le notizie che di solito sono distruttive, circondarsi di positività, perché il brainwashing che ci stanno facendo, questo lavaggio del cervello, che tutto è, siamo in lotta uno con l'altro, eccetera, eccetera, dipende innanzitutto da noi. Continuo a dire, e i cambiamenti arrivano dal basso, cioè arrivano dal singolo e possono diventare dei cambiamenti grandiosi. Ma se ognuno di noi non ci mette del proprio, unendosi in primis, condividendo, perché qui parliamo di condivisione, ma condivisione di clienti, condivisione di conoscenze, condivisione di, non so, di fare delle cose insieme a livello di, non so, di progetti in qualche maniera, dove ognuno, devono essere tutti cosiddetti win-win, dove ognuno vince. E quindi i prezzi giusti, e quindi l'organizzazione giusta, e quindi la motivazione giusta, e quindi però fare qualcosa che serva. Quindi Bellissimo, sì. cerchiamo di capire se quello che facciamo serve. Assolutamente, questo è importante, un punto di vista importante. Sorrido e mi emoziono perché in realtà questo è il principio proprio di Freelance Network, no? Ed è nato così quando ancora di queste cose proprio non se ne sentiva parlare, perché è nato oltre 2 anni e mezzo fa. Ormai sono quasi 3, a settembre saranno 3 anni, quindi veramente ha precorso questo tempo e sono contenta perché sembravo un po' visionaria su questo, perché ero stanca di vedere, forse come te, in qualche modo ero stanca del mio lavoro, ne abbiamo detto tante volte, no? Ero stanca di vedere le persone tutte chiuse dentro, le persone che non volevano dare conoscenza, uffici che dovevano lavorare insieme, reparti che dovevano lavorare insieme, invece ognuno teneva l'informazione. È l'assurdo e credo che oggi queste realtà debbano essere comunque in qualche modo riviste, molto riviste. Ti leggo qualche commento, intanto io sto postando, ogni tanto mi distraggo, ma perché cerco su Amazon e altro e mando nei commenti. Simo Martins che dice: sto cercando le parole per dire a Elena il grazie che si merita, e grande Barbara che scova sempre questi fiori. Grazie a te, Simo, perché so, Grazie. conosco le persone, davvero Elena è straordinaria. E Monica dice: mi sono potuta collegare solo tardi, ma è bastato comunque per trarre ispirazione. Grazie. Anche Grazie a voi. Oksana ci ringrazia. E allora Elena, io ti lascio andare, ti ringrazio per questo regalo che ci hai fatto, veramente è stato preziosissimo. Come sempre, apri un mondo di idee, di cose per cui ci sarà da fare. Grazie anche Lorena. Ragazze, ve lo dico, cominciate a pensare, macinate. Ecco qui anche Cristina che ci dice: eh sì, l'unione fa la forza, siamo sulla strada giusta con il network. Davvero, Cri, davvero, ne sono convinta. Forse proprio perché comunque condividiamo questi valori importanti e quindi siamo qua oggi intorno a questa diretta perché crediamo in questi valori e questo mi rende molto felice e emozionata. Insomma, questo è. Quindi davvero, grazie di cuore Elena, io spero di abbracciarti presto perché uno devo tornare ad Ostra, dove si mangia benissimo, dove c'è una sagra meravigliosa, dove abbiamo bevuto e mangiato delle cose incredibili, soprattutto perché è un antico borgo medievale, quindi va visitato. Andate, andate ad Ostra, è bellissimo. E poi ti verremo tutti a trovare per il tuo corso sulla felicità, il prossimo che farai. Poi, Va grazie bene. mille Barbara, bravissimi per questa vostra, no, attività che è fondamentale, grazie a chi ci ha seguito.
e per i commenti che mi avete fatto. Sono stata contentissima di essere qui con voi. Grazie. E io dico solo, anche Tiziana dice grazie, se avete altre domande, magari voi postatele nei commenti, perché effettivamente devo dirvi che Elena ci segue tantissimo e quindi se non è oggi, in uno di questi giorni sicuramente risponderai, ne sono certa. Assolutamente, con Grazie, grazie piacere. Elena. A Un presto. bacione, A ciao. prestissimo, Ciao, grazie. ciao, 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 ciao. Ciao Barbara.